in collaborazione con Val di Fiemme, Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Ponte di Legno Tonale, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, vicina da non crederci, Funivie Folgari da Emma Rilleva. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni. Seconda parte di Sport Odor TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e allo sport. In questa puntata parliamo di neve, montagna e sport invernali. Siamo al passo del Tonale, 1800 metri sul livello del mare, questo passo che unisce la Lombardia al Trentino. Siamo nel cuore del comprensorio sciistico Ponte di Legno Tonale, questa schiera di 100 km che parte da Temù in Alta Val Camonica, Ponte di Legno Tonale prese in arriva sino a Vermiglio nell'Alta Val di Sole in Trentino. Siamo con Mauro Bertolini che è il direttore della scuola di sci Tonale Presena, un amico delle nostre trasmissioni. Mauro, quest'anno non ci sono storie, è una bella stagione, già il 11 di novembre avete aperto qui al passo del Tonale, si va avanti sino a maggio, una stagione coi fiocchi. Sì, una stagione coi fiocchi, iniziata benissimo, andiamo avanti 4 mesi belli intensi, speriamo che la gente venga a trovarci, ma con le condizioni che abbiamo sono sicuro di sì. Noi con queste divise nere e Petronas collaboriamo con l'altra scuola grossa della parte lombarda che è la scuola di sci Ponte di Legno Tonale, sono 60 maestri loro più di 50 noi, quindi 120 maestri a vostra disposizione. Vi ricordo l'importanza del maestro di sci soprattutto per i vostri bambini, l'importanza di sciare in pista sicuri, non arrabattatevi e cercate di andare in pista e di imparare da soli, soprattutto all'inizio, perché lo sci non è assolutamente uno sport pericoloso, ma se preso sotto gamba, come tutte le cose, lo può diventare. Quindi, soprattutto all'inizio, appoggiatevi alla figura del maestro di sci. Con i vostri bambini abbiamo un fantaschi qua vicino. Ecco la forza del Tonale, qui del vostro comprensorio, è che ci sono piste per tutti i gusti. C'è il ghiacciaio a 3000 metri, c'è la Paradiso che è una delle nere più terribili, più temute delle Alpi, e poi c'è questo bellissimo passo del Tonale che veramente questo sembra di essere un baby park. Qui sono piste proprio per imparare a sciare, tanti italiani vengono e anche e soprattutto tanti stranieri che apprezzano le vostre piste. Certamente, come hai detto tu, qua al passo del Tonale c'è un campo scuola che è la fine del mondo, difatti tutti quelli che vengono qua si trovano bene nel momento iniziale quando devono imparare, perché abbiamo un campo scuola facilissimo e poi le piste crescono gradualmente fino ad arrivare appunto dalle bellissime nere che abbiamo nel comprensorio giù verso Ponte di Legno, oppure qua sul ghiacciaio, la nera come diceva bellissima, e poi qua vicino abbiamo proprio un'area attrezzata che è il fantaschi, dove è proprio chiusa, dove portiamo i bambini più piccoli, quelli 3 anni e mezzo, 4, che approcciano alla neve per la prima volta, quindi sono in un parco chiuso dove ci sono 2 tapirulan solo per loro e oltre a sciare possono giocare ciambelle, biciclette per scivolare, quindi divertirsi a 360 gradi. Non abbiamo le piante che magari da altre parti fanno arredamento, qua non fanno arredamento, non le abbiamo e quindi abbiamo tutto spazio per sciare, bellissimo, senza nessun tipo di pericolo. Maggiori informazioni sul sito, chi vuole prenotare, chi vuole sapere più sulla vostra scuola, vi ricordo Tonale Presena 50 maestri, poi altri 60 nella Ponte di Legno Tonale. Il sito che è? Il nostro sito è www.scuolascitonale.it e per tutte le informazioni riguardo agli skipass e le piste invece www.pontedilegnotonale.com. Ed ora spazio alla consueta rubrica Fisi in TV, la rubrica della Federazione Italiana Sport Invernali. Allora ragazzi, siamo pronti per il quizzone? A questo gioco io sono fortissimo. Sì. 10 10 11 10 20 19 72 19 72 20 secondi. Paolo Bettini, sì. Paolo Bettini. Bettini. Il primo. 2. 4. 2. 2. 3. Secondo me 2. 5. 5. Sono troppo difficile. Vabbè, 5. 5. 4. 4. No, cacchio! Difficile. 75. 65. 65. 80. Boh, mi arrendo. 9. 9. 8.
9. Grosso. Grosso. Pirlo. Grosso. 1. 2. 2. 1. Ok. Boh. Ciao Patrick. Ciao ragazzi. Con Suzuki andiamo a scoprire le montagne più belle della nostra Italia. Venite con noi! Siamo arrivati nella bellissima Val di Fiemme, questa valle viva, ricca di grandi eventi. Qua si fa sport e si vive alla grande la montagna tutto l'anno, 360 giorni all'anno, per la parte estiva, la parte autunnale, la parte primaverile, ma siamo nell'inverno, 4 mesi di fuoco, un dicembre alla grande con tanta neve, gennaio qui in Val di Fiemme con i grandi eventi sportivi, la combinata nordica, il tour de ski, la marcia lunga, e poi arriva febbraio e marzo, sono i mesi della famiglia e dei grandi appunto eventi di chiusura di stagione, ricordo, si va avanti sino a metà aprile. Siamo con Marisa Giacomuzzi che coordina un po' tutti i grandi eventi del territorio. Come fai, Marisa, a inventarti ogni fine settimana a gestire tutte queste cose? Perché qui sono 11 comuni, si parte da Molina, dalla Valle Cimbra fino a Predazzo, 11 comuni, 20.000 abitanti, ma fate veramente tanti eventi che sembra che siete milioni di abitanti. Come fai? Ma l'hai detto tu stesso, hai detto Val di Fiemme, Valle Viva, noi siamo vivi, quindi ci inventiamo sempre qualcosa. Adesso stiamo per arrivare verso marzo, che sinceramente è la parte che preferisco della stagione, perché siamo ai piedi delle Dolomiti, c'è il sole, si può prendere anche il sole sulle piste, e abbiamo dedicato questo mese agli eventi musicali. Quindi abbiamo Dolomiti Ski Jazz, una settimana di jazz sulle piste, quindi mentre si scia nei rifugi, ma anche la sera nei locali appunto di questi 11 paesi che hai nominato poc'anzi. E poi andiamo a chiudere la stagione, questa è una stagione, hai detto tu, molto compatta, con la grande festa finale del DJ Ski Fest. Avremo grandi DJ italiani ma anche stranieri che faranno a gara sulle piste e nei paesi per farci divertire il più possibile. Quindi questo siamo dal 18 al 24 di marzo, quindi appena prima di Pasqua, per passare veramente un finale di stagione con il botto. Noi abbiamo ovviamente lo sci e tutte le attività che si possono fare con la nostra card, la FMI Motion, quindi lo sci da fondo, le ciaspole, anche le degustazioni per chi poi dopo la giornata di sci vuole fare qualcosa di un po' più goloso. Ma poi sulle piste e anche fuori abbiamo deciso di accompagnare i nostri ospiti con tanti eventi appunto che in marzo saranno musicali, per prendere un po' di tintarella a suon di musica. Suzuki è la vettura ufficiale di Sport Door TV. In questa puntata andiamo a scoprire le bellezze, le novità di questo inverno 2018 dalle nostre montagne più belle. Una bellissima nevicata ci ha accolto qui nella schiera di Fogari dai Mari in Leva, una schiera che fa parte di Schirama, Dolomiti ad Amello Brenta, un comprensorio sciistico che raduna 8 eccellenze turistiche del Trentino occidentale, 8 località che insieme fanno 380 km di piste sciabili con un unico ski pass. Le 8 località sono, partendo da est verso ovest, l'Alpe Cimbra, il Bondone, la Paganella, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Fogari dai Mari in Leva, Peio, per arrivare al passo del Tonale, al confine con la Lombardia. Qui siamo con Cristian Gasperi, che è il direttore generale delle funivie di Fogari dai Mari in Leva. Anche voi, Cristian, fate parte di questo consorzio, le peculiarità e il perché insieme fate sistema. Ma è importante far rete, viviamo in momenti dove ci sono delle difficoltà, no, di andare sul mercato, e quindi perché no lavorare insieme? Io dico, l'unione fa la forza. Queste 8 società condividono un network, condividono anche settimane promozionali e la rete di 380 km di piste, all'interno dei quali c'è la schiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, dove ci troviamo adesso. Siamo a Fogari dai Mari in Leva, ricordo che Fogari dai Mari in Leva è collegata a Madonna di Campiglio e Pinzolo, e abbiamo 150 km di piste sci ai piedi. Ecco, usufruibili, quindi 150 dei 380 sono qui da voi. Ogni società ha le sue peculiarità. Qual è quella di Fogari dai Mari in Leva rispetto al Tonale, all'altitudine, ai 3.000 metri, al ghiacciaio, Folgaria forse più vicina alla pianura padana, e qual è invece la vostra peculiarità? Ma la nostra peculiarità, noi puntiamo un turismo differenziato, questo perché
abbiamo molti molti posti letto, in valle ce ne sono 31.000, di cui 12.000 sono alberghieri. Ci rivolgiamo un po' a tutti i target, sia un target medio-alto che un target di famiglie, e la nostra peculiarità di Folgari da Marileva, ci siamo specializzati soprattutto sulle famiglie. Qui siamo al Malget Out, oggi come vedete nevica, quest'anno è bello perché oltre alla neve che ogni anno produciamo noi che garantiscono le piste, c'è un'atmosfera invernale ben innevata. Il Malget Out poi offre una stazione, una località proprio per le famiglie, perché abbiamo scuole di sci, di cui una ha anche un Kinderland, dove i bambini possono rimanere con la Tagesmutter e lasciare che i genitori vadano a sciare. Poi abbiamo il nostro Family Park con i nostri animatori che animano e fanno divertire i bambini, che così quando i bambini sono tranquilli anche papà e mamma possono vivere la montagna in serenità e il proprio relax. Poi ci sono tanti rifugi, buona cucina trentina, e quindi direi che con il panorama delle Dolomiti di Brenta che abbiamo è il massimo che si potrebbe avere per rigenerarsi. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Samice, fatti di sport. Quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. Vieni in Piemonte per le tue vacanze invernali. Oltre 50 località sciistiche, moderne e funzionali. Migliaia di chilometri di piste che attraversano scenari unici ti aspettano per farti scoprire ed amare le gioie della montagna. Piemonte, tutta la neve che vuoi. Per maggiori informazioni, www.piemonteneve.it. A Folgheria, nel cuore dell'Alpe Cimbra in Trentino, il rifugio Stella d'Italia e il rifugio Baita Tonda vi aspettano di giorno sulle piste da sci e di notte con le cene con trasporto con gatto delle nevi e motoslitta. www.rifugiobaitatonda.it. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sport Ador TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e allo sport. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane e diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv. In questa puntata abbiamo parlato di neve, montagna e sport invernali. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora e stessa frequenza. Ciao e arrivederci da Floriano Moboni. In collaborazione con Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, Val di Sole, Alpe Cimbra Folgheria Lavarone, vicina da non crederci, Paganella Ski, Ponte di Legno, Tonale, Val Sugana, Funivie Folgari da Marileva.